Allora, buongiorno a tutti. Come detto, questo è l'evento online ANFI e il titolo dell'evento è Contro ogni violenza. Come nello stile ANFI parteciperanno vari professionisti, quindi di diversa estrazione, quindi avvocati, psicologi, eccetera, affrontando il tema della violenza sotto le diverse sfaccettature. Iniziamo parlando di donne autrici di abusi sessuali sui minori e diamo la parola all'avvocato Daila Giannubilo, che è un avvocato penalista del Foro di Roma ed anche una criminologa. Prego. Buon pomeriggio a tutti e ringrazio l'avvocato Carlo Ioppoli per la presentazione e ringrazio l'ANFI per avermi dato la possibilità di prendere parte a questo importantissimo convegno contro ogni forma di violenza. E nello specifico il mio intervento, come diceva appunto il collega, tratterà di una tematica poco conosciuta e poco studiata al giorno d'oggi, che è quella dell'abuso sessuale agito da donne, entrando nello specifico nel tema ancora poco conosciuto, ancora più poco conosciuto, della pedofilia femminile. Allora, partiamo innanzitutto dal definire l'agito abusante sessuale sui minori. Al termine abuso sessuale, diciamo che nell'immaginario collettivo si associa sempre la figura maschile, cioè è l'uomo che pone in essere un agito abusante nei confronti di un soggetto debole, tra questi appunto anche i minori o le stesse donne. Nella realtà dei fatti, così come ho avuto anch'io modo in prima persona di approfondire la tematica con i miei studi, soggetto attivo dell'abuso sui minori è molto spesso anche la donna, che dunque è una donna pedofila in questo senso. È ovvio che il fenomeno rimane nascosto e poco studiato perché si è ancora ancorati ad un tabù e ad uno stereotipo, diciamo così, panculturale, che vede la donna come un soggetto non in grado di agire in maniera abusante su minori perché innanzitutto dotata di uno pseudo istinto materno che attraverso le mie ricerche io invece ho avuto modo di confutare in senso negativo, cioè non c'è effettivamente un fondamento scientifico di questo istinto materno, come mi ha trasmesso tra l'altro nei suoi insegnamenti la mia relatrice di tesi anche in criminologia, la professoressa Loredana Petrone. Essa stessa è arrivata alla conclusione che madri non si nasce, ma si diventa. Quindi una donna pedofila in quanto appunto soggetto abusante, perché spesso essa stessa, nella gran parte dei casi, nella sua infanzia è stata vittima di abusi e quindi va a rivendicare una innocenza che gli è stata negata, agendo poi come soggetto abusante su altri minori, quasi a sviluppare un senso di vendetta nei confronti dei bambini. Mi vorrei, attraverso questo intervento, soffermare soprattutto sulle modalità dell'agito abusante femminile con modalità pedofile. Un agito che non si manifesta assolutamente in forme aggressive, raramente lo fa in questa modalità, ma è un agito, quello della donna pedofila, che si manifesta attraverso la cosiddetta strategia di persuasione
o di seduttività, e molto spesso pone in essere l'agito abusante attraverso le forme del cosiddetto non contact abuse, cioè la donna non si fa soggetto attivo di un abuso fisico vero e proprio, ma riesce a coartare il consenso del minore, che sappiamo essere da un punto di vista penalistico un consenso totalmente invalido, attraverso l'adescamento in pratiche sessuali perverse che vengono classificate come perversioni anche dallo stesso DSM-4, come l'esibizionismo, il voyeurismo, ad esempio. Molti infatti sono i casi realmente accadute di donne pedofili che coartano il minore nell'assistere a rapporti sessuali che vengono perpetrati tra soggetti adulti, tra soggetti ovviamente maggiorenni. E il piacere, l'appagamento sessuale di questi soggetti adulti sta proprio nel fatto che il minore assiste alla scena. E quindi capite bene che in questo caso la condotta degli abusanti rileva ai sensi del reato di corruzione di minorenne. La strategia persuasiva della donna pedofila in realtà si articola e si esplica anche attraverso un'ulteriore realtà che è balzata e balza tutt'oggi ancora poco agli occhi dell'opinione pubblica e agli occhi anche delle cronache giudiziarie, la cosiddetta realtà di prepedofilia. Cioè la donna agisce in maniera subdola in questi casi in cui diventa collaboratrice, cioè coadiuvatrice dell'uomo che agisce materialmente abusando sul bambino, e la donna non fa altro che collaborare nel, tra virgolette, montare la scena di questo abuso, e quindi aiuta l'uomo nell'agito abusante. La pratica di prepedofilia viene utilizzata moltissimo anche nel contesto del mercato della prostituzione minorile internazionale, laddove dati scientifici vanno a chiarire in maniera certa che molto spesso sono proprio le donne ad essere protagoniste nel mercato internazionale della prostituzione minorile, perché svolgono il ruolo delle cosiddette allevatrici, cioè le donne pedofile in questo contesto abusano dei minori al fine di instradarli a divenire ben preparati a soddisfare le richieste sessuali dei clienti adulti. E quindi c'è un ruolo attivo nella criminalità organizzata, nel sistema della prostituzione minorile internazionale, da parte delle donne, che riportano appunto atteggiamenti e condotte di pedofilia. Badate bene che non si può identificare la definizione di pedofilia con quella di abuso sessuale in senso stretto, in quanto la definizione di abuso sessuale, così come tra l'altro è stata codificata anche dal Consiglio d'Europa all'esito del quarto colloquio criminologico del 1978, si inserisce nella dimensione più ampia gnosologica della pedofilia, poiché la pedofilia è l'attrazione sessuale verso il minore, quindi l'appagamento sessuale che soddisfa un'esigenza, chiamiamola, di natura intellettiva ed introspettiva, mentre l'abuso sessuale non è altro se non l'agito pedofilico, quindi la manifestazione esterna di una attrazione pedofila da parte di soggetti adulti nei confronti di soggetti minorenni. Abuso sessuale nei confronti, a discapito di minori, che si colloca in diversi, in una stragrande varietà di agiti maltrattanti, che, come dicevo prima, non sono semplicemente o mere manifeste violenze aggressive oggettive, cioè rapporti sessuali portati a termine in maniera completa, ma si oggettivizzano anche attraverso pratiche sessuali perverse anche a livello indiretto, come ad esempio appunto le varie perversioni tra esibizionismo, voyeurismo, feticismo e quant'altro.
quello che le varie convenzioni internazionali, oltre che l'ordinamento penalistico interno, ci tengono a sottolineare è il fatto che in tutte queste pratiche abusanti e maltrattanti a danno dei minori viene coartato il loro consenso. Un consenso che per la legge è totalmente invalido perché il minore viene violato nella propria innocenza da qualunque condotta maltrattante, anche indiretta, e quindi va a sviluppare uno pseudo consenso che in realtà non riporta alcuna consapevolezza da parte del soggetto minorenne degli effetti lesivi che quella condotta abusante operata da soggetti maggiorenni poi riporterà su di lui. È statisticamente, scientificamente stato rilevato che un minore abusato in età adulta diventerà esso stesso un soggetto abusante. E andando ancora ad analizzare in maniera più specifica la problematica dell'agito pedofilo al femminile, la letteratura scientifica ha individuato ben 6 tipologie di donne pedofile. In queste 6 tipologie vediamo proprio come la condotta pedofila al femminile può variare a seconda delle motivazioni interne che ogni donna ha nei confronti dell'atto pedofilo. La prima classificazione di donne pedofili è la cosiddetta classificazione latente. La donna pedofila latente è colei che non agisce materialmente, quindi non esterna una condotta abusante oggettiva appunto all'esterno, ma mantiene una cosiddetta introiezione, cioè nutre delle fantasie sessuali perverse nei confronti dei minori. Ovviamente questa tipologia di donna pedofila, che può sembrare la più inoffensiva, in realtà è pericolosa perché non sappiamo se nel futuro questa donna potrà agire materialmente nei confronti del minore e quindi abusarne per dare sbogo alle proprie fantasie perverse. La seconda categoria di donne pedofile che in letteratura scientifica viene enunciata è appunto quella delle occasionali. Esempio pratico della donna pedofila occasionale è la turista sessuale, colei che soddisfa il proprio appagamento sessuale ricercando attenzioni e rapporti sessuali con soggetti prepuberi, quindi dai 6 agli 11-12 anni di età, in paesi esteri dove le condotte pedofile non hanno alcuna rilevanza illecita e alcuna rilevanza ovviamente anche penale. Ora, il rilievo importante da fare al proposito della pedofila turista sessuale è che la stessa non è affetta da alcun disturbo psichiatrico né da alcuna sindrome a livello psicologico, ma è una donna perfettamente apparentemente normale, ben integrata socialmente e soprattutto con un'ottima posizione economica e professionale. Evidentemente però questa donna in buona parte dei casi ha anch'essa subito un abuso, probabilmente in età adolescenziale. La terza classificazione invece di donne pedofile è quella che riguarda la pedofila immatura. È un esempio tipico di pedofilia femminile quella immatura, laddove vediamo una donna che ha subito a causa di un trauma, quindi di un abuso sessuale da lei stessa subito in passato, una sorta di arresto psicologico della propria interiorità e della propria personalità. Quindi è una donna incapace di instaurare delle relazioni significative con soggetti coetanei anagraficamente e va ad instaurare delle relazioni tra virgolette sentimentali con soggetti minori perché li considera suoi pari. Ulteriore classificazione ancora molto significativa perché estremamente grave e diciamo estremamente imprevedibile è quella della pedofila regressiva. Qui abbiamo una donna che è abusante, che diventa abusante nel momento in cui sopraggiunge nella sua vita un trauma, che può essere ad esempio una depressione postpartum, che fa scatenare e fa rivivere alla donna un trauma che ha subito nella sua infanzia, magari un'ancestrale conflittualità con la famiglia d'origine, magari anch'essa abusante, e quindi la donna va in qualche modo a vendicare l'abuso subito nella sua infanzia sul minore
e quindi agisce in maniera abusante sullo stesso. La penultima tipologia di donna pedofila è la cosiddetta sadico-aggressiva. Le sadico-aggressive sono molto rare, in quanto, come ho detto poc'anzi, l'agito della donna pedofila raramente si manifesta attraverso forme di violenza aggressiva e manifesta, ma più frequentemente invece agisce attraverso la strategia di persuasione. Tuttavia la pedofila sadico-aggressiva è sicuramente la più violenta, molto pericolosa perché va a disumanizzare la figura del bambino. Cioè il bambino diventa per lei un mero oggetto di sfogo sessuale e quindi anche spesso destinato alla morte, secondo la sadico-aggressiva. L'ultima tipologia di donna pedofila è quella omosessuale, che invece ovviamente rivolge il suo interesse passionale nei confronti di bambine, quindi rispetto allo stesso sesso, e per diciamo esorcizzare quello che è stato un abuso che la stessa ha vissuto nella sua infanzia, con l'atto sessuale con la minorenne tenta invece di ristabilire quella forma di amore che non è stata a lei corrisposta durante la giovane età. Ora, da un punto di vista strettamente penalistico, come dicevo prima, il codice penale è andato ad annoverare sicuramente gli abusi sessuali sui minorenni nel contesto di punibilità di cui agli articoli 609 bis e 609 quater del codice penale. Quello che ci tengo a sottolineare in base a queste due norme è proprio il fatto che il legislatore ha analizzato il consenso del minore, che pure coartato dai soggetti abusanti adulti, in realtà è un consenso che, anche se viene prestato, rimane assolutamente privo di validità, proprio perché il minore viene colpito dall'atto abusante nel momento in cui il suo sviluppo psicofisico è in itinere e quindi viene bloccato, viene addirittura distorto nella sua crescita. Tanto è vero che, a prescindere dal fatto che la violenza sul minore venga effettuata o meno con atti aggressivi o rapporti sessuali veri e propri, comunque viene punita, perché la minore età rappresenta una circostanza aggravante anche ai fini della stessa punibilità e soprattutto il presupposto di invalidità del consenso del minore stesso. Nel 609 quater, tra l'altro, c'è una maggiore punibilità in termini di pena per tutti quei soggetti che esercitano un ruolo di relazione qualificata con il minore, quindi che non solo hanno legami di parentela con lo stesso, ma magari svolgono un ruolo di gestione o di controllo del minore. Faccio l'esempio delle varie babysitter, che sono state nella stragrande maggioranza dei casi autrici di abusi pedofili, ma come anche nell'ambito dell'assistenza sociale o delle insegnanti stesse. Comunque viene punito la condotta di atto sessuale con minorenne, laddove c'è un minorenne che non può prestare un consenso maturo e un consenso valido ai fini dell'abuso che va ovviamente a subire. Ma che cos'è che spinge la donna pedofila ad agire? Fondamentalmente la donna pedofila riporta una distorsione erotizzata della realtà e soprattutto una distorsione erotizzata del minore, e cioè la donna interpreta la ricerca, il desiderio di ricerca di affetto del minore come un desiderio sessuale da parte dello stesso nei suoi confronti. E quindi essa stessa è convinta di agire perché è stata lei stessa ad essere sedotta dal soggetto minorenne e non perché lo ha fatto volontariamente nella piena consapevolezza.
Per contro, e qui poi ci ricolleghiamo al fatto che è anche molto difficile, diciamo, attribuire a questo tipo di reati una procedibilità a querela di parte, nel senso che nel momento in cui il minore si ritrova vittima di un abuso sessuale agito da una donna che magari è la madre, ovviamente il minore sarà portato a non sentirsi vittima di un atto abusante, ma a sentirsi compartecipe di un agito assolutamente normale, perché non capisce il significato lesivo di quello che gli sta venendo provocato in qualche modo. E quindi da questo punto di vista mi chiedo come sia possibile garantire una sistematica di querela di parte nel contesto di questi determinati reati, se i soggetti attivi stessi sono coloro che detengono la potestà genitoriale sul minore, e quindi se sono soggetti attivi non potranno farsi artefici della procedibilità a querela per questo tipo di reati. Il minore non si rende conto e quindi non dichiarerà mai che effettivamente è stato o è vittima di un abuso, e dall'altra parte dobbiamo tener conto che tutti i contesti di pedofilia su appunto femminile o comunque in contesti familiari multiproblematici sono coperti dalla totale omertà. Quindi i soggetti attivi tendono a coprire quello che fanno. Quindi c'è sicuramente un grande ostacolo in questo senso che a mio parere il legislatore ancora non ha sufficientemente analizzato. E, come dicevo prima, ben venga il fatto che esistono degli interventi soprattutto a norma di convenzioni internazionali che hanno introdotto nuove fattispecie di reato a tutela dei minori abusati. Ad esempio, la Convenzione di Lanzarote ha introdotto le fattispecie di istigazione alla pedofilia e anche di adescamento del minore, soprattutto a livello delle pratiche pedopornografiche. Tornando alle donne pedofile, la pedopornografia nel mondo femminile delle pedofile è molto elevata, in quanto il mezzo internet è estremamente utilizzato dalle donne pedofile perché garantisce loro un maggior anonimato, quindi una difficile identificazione, e d'altra parte garantisce anche un maggior appagamento da un punto di vista delle pulsioni sessuali, perché ciò che interessa alla donna pedofila non è tanto l'atto sensuale in sé, quanto la sensazione che provocano questi agiti pedofili, e quindi lo scambio di foto o di video di stampo pedopornografico in qualche modo va ad incrementare il loro appagamento sessuale. Io concludo questo mio brevissimo intervento sul tema, diciamo, permettendomi di fare un'osservazione di natura squisitamente criminologica, e cioè sul fatto che ogni agito abusante, a prescindere che venga posto in essere da un uomo piuttosto che da una donna, va analizzato in base al fatto di costituire il risultato di un sistema relazionale, quindi di un sistema di rapporti umani che vanno assolutamente indagati caso per caso e non categorizzati attraverso degli stereotipi assolutamente sociali e di poca rilevanza in termini anche di intervento normativo. È invece, a mio parere, fondamentale studiare ed analizzare l'essere umano nella sua complessità in quanto artefice di abusi, sia esso uomo ma anche donna. Non esiste considerare la donna come sesso debole, non esiste considerarla in base allo stereotipo dell'angelo del focolare, non esiste considerarla alla lombrosiana maniera come anatomicamente priva di quell'apparato genitale, di quella forza fisica inferiore tale da non poter essere in grado di agire in maniera abusante. Grazie. Grazie a te per l'esposizione chiara e puntuale. Io solo
Una curiosità su questo tema, mi pare di aver letto di recente dei dati dell'UNICEF, una statistica in cui si dice che un terzo degli abusi sessuali sui minori, riguarda appunto l'incesto o i rapporti intrafamiliari. Diciamo, se mi confermi questa cosa, perché diciamo, anche ai nostri fini di familiaristi che ci occupiamo di. Molto spesso capita nella nostra esperienza professionale, quindi questi dati di un terzo di rapporti intrafamiliari mi hanno molto colpito. Assolutamente sì, ti riconfermo e mi ricollego a quello che dicevo prima sul fatto che non vi è una sufficiente denunciabilità di questi fatti concreti e gravissimi proprio perché si realizzano all'interno di contesti intrafamiliari e a mezzo di rapporti incestuosi. E purtroppo ancora oggi nella nostra società siamo legati a questo coprire il tabù del rapporto sessuale incestuoso e quindi a non farlo presente all'opinione pubblica. E invece è un fenomeno che va assolutamente tirato fuori, va assolutamente posto in luce perché è radice proprio di molti agiti pedofili, anche femminili. Ti ringrazio, sei stata veramente precisa e spero di poter affrontare questo tema in un prossimo convegno frontale. Speriamo che questo virus ci lasci un po' di tregua, ci dia un po' di tregua e si possa invece fare qualcosa anche dal vivo. Comunque ti ringrazio, sei stata davvero puntuale e ci vediamo al prossimo appuntamento dell'ANFI. A presto. Grazie. Arrivederci. Allora, buonasera, siamo qui con la professoressa Laura Volpini, che è psicologa forense e psicoterapeuta, docente presso l'Università La Sapienza di Roma. E continuiamo a parlare della violenza. Stavolta parliamo del codice rosso e del femminicidio. Diciamo, la professoressa affronterà proprio questa tematica. Io volevo solamente iniziare perché su questa tematica, dopo l'approvazione del codice rosso, ci sono state numerose dichiarazioni. Mi ha colpito una in particolare del dottor Roia, che è magistrato presso il Tribunale di Sorveglianza, mi pare di Milano, che sottolineava come l'aumento delle denunce è un dato positivo, però sarà necessaria, diceva lui, la competenza dei procuratori per capire chi ha davvero la priorità, perché essendoci, diciamo, un aumento esponenziale delle denunce, sosteneva che appunto bisognasse capire proprio quale di questi casi aveva davvero la priorità. Quindi su questo magari volevo chiedere alla professoressa. Prego. Allora, buonasera, buonasera a tutti. Appunto, il titolo del mio intervento è Violenza contro le donne e codice rosso, analisi psicologico-giuridica del fenomeno e della norma. Per rispondere già alla domanda dell'avvocato Ioppoli, dico che l'aumento delle denunce, anch'io ritengo sia un fatto positivo perché significa che le donne hanno più coraggio anche nel denunciare perché ci sono più strumenti per farlo, ma d'altra parte, come anche dirò nel mio intervento, dobbiamo fare attenzione anche purtroppo a un uso strumentale della norma che in alcuni casi può avvenire. Soprattutto mi riferisco ai casi di separazione giudiziale molto conflittuale, dove a volte anche per strategie, diciamo, legali
È molto facile, no, che assistiamo a denunce che poi purtroppo magari cadono nel vuoto, cadono nel vuoto nel senso che vengono archiviate, però questo implica comunque un'attivazione di tutta la macchina della giustizia e come vedremo rispetto al codice rosso implica anche che il pubblico ministero prenda insieme poi al giudice delle indagini preliminari, prenda immediatamente entro 3 giorni, diciamo, anche una decisione rispetto ad eventuali misure cautelari. Un accenno a questa fase appena trascorsa di lockdown, dove inizialmente invece il fenomeno delle denunce rispetto alla violenza era stato in netto calo e questo preoccupava non poco anche i centri antiviolenza perché chiaramente sembrava molto strano che improvvisamente diciamo, non ci fossero più segnalazioni. Dopo il primo mese le donne hanno iniziato invece nuovamente a segnalare anche grazie a diciamo, delle applicazioni che sono state diffuse come l'applicazione appunto del numero 112 che consentiva alle donne di potersi scaricare sul proprio smartphone questa applicazione per poter poi direttamente parlare o segnalare, scrivere alle forze dell'ordine. Peraltro un'applicazione fra queste che si chiama YouPol consentiva addirittura e consente di individuare anche la localizzazione di provenienza della segnalazione. Quindi riteniamo che inizialmente in questa fase di restrizione probabilmente molte donne si sono trovate in grossa difficoltà anche perché coartate dal lockdown e quindi possibilità di fatto ad uscire per segnalare la violenza, successivamente invece ai noi purtroppo comunque le denunce ci sono state. Voglio ricordare che in 9 settimane ci sono stati 11 femminicidi, quindi neanche il lockdown ha potuto fermare la violenza, anzi possiamo dire che nell'ambito di una situazione di costrizione abitativa, possiamo immaginare che le dinamiche conflittuali possono acuirsi anche tragicamente. Allora, veniamo un attimo anche appunto a questo fenomeno. E vi dico, quindi parlando della violenza in generale, quanto sia anche vasto il fenomeno, no? Partendo per esempio dalle molestie sul lavoro, vedete che si stima che il 43,6% delle donne fra i 14 e i 65 anni nel corso della vita hanno subito qualche forma di molestia sessuale. E addirittura 3 milioni e 118 mila, un 15,4% che l'hanno subita negli ultimi 3 anni. Inoltre, insomma, un consistente numero, quindi di nuovo intorno al 15%, donne fra i 15 e i 65 anni hanno subito ricatti sessuali sul posto di lavoro nel corso della loro vita lavorativa. E diciamo, i dati sono nella pubblicazione del 2019, riferendosi al 2018 dell'Istat. Sono molto diffuse, lo sappiamo, anche le molestie attraverso il web, perché ovviamente il web poi consente quasi dall'idea a colui o a colei che commette questa molestia di un senso di protezione, di impunità, ma non è così perché si può risalire ovviamente anche a chi diciamo, agisce queste molestie dietro uno schermo e si stima che nel corso della propria vita il 6,8% delle donne abbia avuto proposte inappropriate o commenti osceni o maligni sul proprio conto attraverso i social network. Lo stalking, si stima appunto che il 21,5% delle donne, come vedete, insomma, dalla minore età fino a un'età avanzata, fino ai 70 anni, abbia subito comportamenti persecutori da parte di un ex partner nell'arco della propria vita. E se si considerano le donne che hanno subito più volte questi atti persecutori, sono il 15,3%, addirittura nel 9,9% nelle forme più gravi.
Lo stalking può essere anche subito da parte di altre persone, e in questo caso è il 10,3%, e in qualche modo il 16,1% lo hanno subito da parte di un qualsiasi autore, quindi non conosciuto. Venendo al fenomeno più grave, che è quello dell'omicidio, purtroppo abbiamo avuto una media negli ultimi 4 anni di un omicidio di donne ogni 2 giorni. Noi sappiamo che nel nostro paese civilizzato l'omicidio è in netto calo, dagli anni 70 in poi è andato sempre calando, e invece negli ultimi 10-15 anni abbiamo visto esponenzialmente crescere i dati sull'uccisione delle donne. Il femminicidio, quindi riferito a partner ex partner, come vedete, rappresenta l'85% di omicidi che possono coinvolgere invece le donne. Il rapporto tra l'autore e la vittima, nel 55,8% assistiamo a una relazione sentimentale, quindi si tratta di omicidi che avvengono tra persone che purtroppo erano conviventi o coniugi, fidanzati oppure una relazione pregressa. Ci sono anche relazioni di parentela, anche rapporti tra conoscenti e amici. Nel caso del femminicidio, appunto, c'è proprio un rapporto inversamente proporzionale tra l'essere sconosciuti e questo tipo di azione, ovvero a differenza di ciò che possiamo pensare, a differenza di ciò che così anche a livello intuitivo uno può credere e può sentire, ovvero sentirsi protetto all'interno di una relazione sentimentale, all'interno delle mura di casa, in realtà sono proprio questi contesti che sono invece più a rischio rispetto a questo tipo di esito. Anche a differenza di ciò che a volte si è voluto far credere anche attraverso un eco, diciamo, una rappresentazione mediatico-giornalistica non appropriata, in realtà la nazionalità dell'autore è, come vedete, nella stragrande maggioranza, italiana, quindi gli stranieri sono una parte, ma una parte, decisamente inferiore rispetto agli autori italiani di questo reato. La vittima ugualmente è italiana, quindi è italiana nel 77,6% dei casi. Se vogliamo vedere le armi utilizzate, diciamo le armi più utilizzate sono proprio delle armi opportunistiche, potremmo dire, cioè coltelli, pugnali, le armi da fuoco vengono utilizzate soprattutto da chi ne dispone perché magari legittimamente denunciati o perché purtroppo rappresentano categorie come per esempio le guardie giurate o a volte anche le forze dell'ordine che appunto ne hanno in dotazione. C'è anche diciamo altre armi opportunistiche come gli oggetti contundenti tipo il martello e il bastone, e ci sono anche un 18% di proprio corpo a corpo, cioè lo strangolamento, che è comunque una modalità terribile, insomma, di morire, no? Morire soffocati. Diciamo, un pensiero e un piccolo focus va agli orfani di femminicidio. Nel momento in cui, come abbiamo visto, nella stragrande maggioranza dei casi, l'omicidio avviene nei confronti di una partner, ex partner, questa a sua volta, diciamo, implica il coinvolgimento, a volte diretto, di bambini, dei figli di questa coppia o ex coppia. Abbiamo recentemente assistito all'assoluzione di quella ragazza che ha ucciso il padre per difendere la madre dall'ennesima aggressione e violenza. Questo è avvenuto perché il procuratore di Tivoli ha ritenuto appunto una legittima difesa quello che è accaduto, ovviamente ricostruendo la vicenda e andando a vedere che appunto, sia questa donna
che era stata aggredita per l'ennesima volta, sia anche la figlia erano vittime di quest'uomo da un tempo molto molto significativo. Gli orfani di femminicidio chi sono? Sono appunto i figli di queste donne uccise, di questi uomini che poi sono in carcere e a scontare una pena. E sappiamo che come vedete sono 1628, questo è un dato che ovviamente va assolutamente aggiornato perché parliamo del dato disponibile fino al 2014, ma certamente adesso sono molte di più e sappiamo che grazie anche a una collega che voglio ricordare, Anna Costanza Boldri, che si è occupata per tanti anni di violenza contro le donne, l'ultima, diciamo, fase della sua breve vita, ma anche intensa, devo dire, è stata dedicata proprio agli orfani speciali, i cosiddetti orfani speciali. E grazie ad Anna Costanza Boldri che è stata promulgata una legge che consente di avere dei fondi per poter sostenere anche lo studio, lo sviluppo e il sostentamento di questi ragazzi che spesso hanno, diciamo, delle risorse familiari anche residuali. Nel 2019, a luglio scorso, è stata approvata una legge che poi viene definita legge sul codice rosso, che prevede anche a dei rilevanti aumenti di pena per i reati di stalking, maltrattamenti contro i familiari e violenza sessuale, l'introduzione di alcune novità procedurali e la previsione di nuove fattispecie di reato. Intanto c'è una corsia preferenziale per le indagini appunto attinenti a questi reati, con l'introduzione del comma 1 ter dell'articolo 362 del codice di procedura penale, che il PM interroghi la presunta persona offesa o il denunciante entro 3 giorni dalla presentazione della denuncia, oppure della querela o dell'istanza. Questo chiaramente dovrebbe accelerare moltissimo appunto la valutazione di questi casi anche a salvaguardia delle vittime. Ovviamente, diciamo, accennerò anche a quali che possono essere anche un po' le criticità da questo punto di vista. È molto importante chiaramente che questo tempo breve il pubblico ministero riesca anche a capire quali sono a volte i casi, come accennavo all'inizio, in cui alcune querele sono di fatto, potrei dire, forzate, no? In cui diciamo, ci può essere una strumentalizzazione del codice di procedura penale per avere poi come dire, un impatto, una conseguenza invece nell'ambito di un contenzioso civile. E questo voi capite che nel momento in cui un PM deve decidere rapidamente è molto importante che si riesca a capire e si abbiano gli elementi poi sufficienti per poter discriminare delle situazioni in cui si attesta effettivamente una situazione di pericolo, e sono anche molte purtroppo queste situazioni, rispetto a situazioni, come dire, potremmo definirle strumentali. Tra le normative introdotte che costituiscono una novità, c'è la deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso, l'articolo 588 quinques, in cui la condotta viene punita con la reclusione da 8 e 14 anni. Voi sappiamo che la deformazione dell'aspetto mediante lesioni permanenti costituisce un attacco importante all'identità e che è una forma, se vogliamo, un tentativo di una morte in vita della persona. E quindi è giusto che la legge abbia anche evidenziato la gravità ulteriore di questo reato, che non è un vero e proprio omicidio, ma potremmo definirlo un omicidio dell'anima, sostanzialmente, o almeno un tentativo di annientare la persona.
La diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti, questo attiene a quello che viene cosiddetto revenge porn, e anche questo ha prodotto appunto non pochi casi di atti di autolesionismo e anche di suicidio, cioè la persona vede la sua immagine diffusa e inizia di fatto una sorta di come dire, chiusura relazionale sociale, di autosvalutazione, di grande vergogna, e ovviamente lei non ha dato nel caso, nella fattispecie appunto, un consenso alla diffusione di queste immagini. Abbiamo anche la costrizione e induzione al matrimonio, che appunto è importante che sia stata introdotta anche per la, come dire, potrei dire multietnicità della nostra popolazione attuale, perché sappiamo che alcuni paesi, diciamo anche orientali, usano anche avere questa tradizione dei matrimoni con minorenni, insomma, quindi è importante che comunque lo stato di costrizione sia anche di persona inferiore, di persona no, incapace, anche se vogliamo, di dare un consenso, possa essere punito. Come vi dicevo, i minori rimasti orfani anche in questa legge vengono tutelati attraverso misure economiche a tutela delle vittime, e questo ci auguriamo che sia fatto. Un aspetto rilevante riguarda anche la sospensione condizionale della pena se la persona, quindi se l'indagato, partecipa a processi psicologici riabilitativi. Quindi, parlato di indagato, diciamo, se si parla di sospensione condizionale, ovviamente è l'imputato che poi viene valutato come colpevole. Il rapporto ISTAT del 2019 ci dice che 43.000 donne si sono rivolte nel 2017 ai centri antiviolenza. Sto andando alla conclusione, è fondamentale una prevenzione che passi attraverso la formazione specifica delle forze dell'ordine e anche della polizia penitenziaria. Rispetto alle criticità riguardanti questa legge, è ovvio che le procure debbano avere le strutture del personale che sia, insomma, adeguato anche in chiave numerica e organizzativa per consentire l'immediato ascolto delle presunte vittime, la creazione di una rete di intervento che coinvolga anche i servizi di privato sociale d'eccellenza e l'investimento nella formazione appunto delle forze di polizia. Le linee guida del CSM del 2018, che parlano appunto della specializzazione di PM e giudici, con la costituzione di dipartimenti e gruppi di lavoro dedicati, valorizzando specifiche attitudini dei singoli magistrati in fase di assegnazione. Quindi sono delle linee guida interessanti che ci consentono una magistratura sempre più focalizzata su delle fattispecie di reato che hanno una loro complessità. Proprio dicevo, parlando anche delle false, delle cosiddette false denunce, dei falsi positivi, nei casi in cui ci sono situazioni poi alle spalle complesse di separazione giudiziaria di contenziosi minorili. Faccio appunto questo esempio. Il CSM suggerisce appunto di valorizzare protocolli operativi che garantiscano la specializzazione delle forze di polizia, un coordinamento tra le stesse, l'adozione di strumenti e accorgimenti in fase investigativa e dibattimentale, tali da evitare danni emotivi alle vittime. Sappiamo che la vittima potrebbe anche subire una sorta di vittimizzazione secondaria, cioè anche un interrogatorio non consono al tipo di reato che ha subito e anche alla sua sensibilità emotiva. Poi si auspica la diffusione di informazioni complete, comprensibili e chiare alle potenziali vittime di violenza. Quindi è importante che per proteggere la vittima vengano appunto diffuse delle informazioni complete e chiare sulle metodologie di segnalazione, di denuncia, rispetto, per esempio, vi ho fatto l'esempio delle applicazioni, ma anche
Per esempio, non tutte le donne conoscono quella che è la formula dell'ammonimento, no? Rispetto, per esempio, allo stalking. Ulteriori profili rilevanti riguardano l'opportunità di un coordinamento tra tutte, se vogliamo, le magistrature, compreso anche i giudici civili, la rete antiviolenza, i presidi sanitari e i servizi sociali. Questo nel Tribunale di Roma avviene, c'è un tavolo tecnico appunto che è fortemente voluto anche dal nostro appunto presidente del Tribunale di Roma, che ha istituito questo tavolo anche con il Tribunale Civile, in particolare con la sezione famiglia e con il Tribunale dei Minori. Questo è importante perché un caso possa diventare, diciamo, un caso conosciuto poi a 360 gradi, perché a volte sappiamo che un nucleo familiare ha attivato più tribunali. Io, diciamo, mi fermo qua dicendo che chiaramente tanta strada è stata fatta e molta strada è ancora da fare, e credo che questi momenti, anche attraverso queste nuove formule come il webinar, siano momenti fondamentali di scambio interprofessionale. Ringrazio l'avvocato Joccoli per l'invito anche a questo bel momento. Grazie. Grazie molto alla professoressa Colpini. Un'unica curiosità, visto che secondo te è una domanda un po': quanto ha contribuito la nascita del movimento MeToo, il famoso movimento MeToo, nel dare maggiore incisività alle denunce di violenze contro le donne? Ma guarda, diciamo, è un'opinione personale. Io devo dire che rispetto al movimento MeToo ho alcune rilevazioni da fare, nel senso che ritengo certamente che il mondo del cinema e dello spettacolo assolutamente non sia scevro da tutto ciò che abbiamo detto, da molestie, da situazioni di questo tipo. L'aspetto che ho trovato particolare è che però molte donne che hanno fatto queste, che hanno anche avviato il movimento MeToo, sostanzialmente però sono quelle che in qualche modo, diciamo, hanno obtorto collo forse, ma accettato quel sistema, nel senso che sono donne di attrici anche di chiara fama, attrici famose. Allora, quelle coloro che aderiscono a questo movimento in chiave, diciamo, ideologica e di giustizia, io, come dire, le condivido pienamente. Coloro, tra cui anche una nota attrice italiana, in qualche modo poi si sono fatte paladine di questo movimento, ma di fatto avendo accettato inizialmente tutte le condizioni, ecco, su questo avrei qualche rilevazione da fare, nel senso che non ritengo che queste donne fossero così, come dire, non consapevoli appunto di quello che accadeva e quindi assolutamente autonome nel poter denunciare all'epoca quello che era stato. Però, come sappiamo, negli Stati Uniti questo movimento ha portato adesso anche a, diciamo, alla condanna del Produttore. notissimo produttore cinematografico che sostanzialmente appunto sta rispondendo di tutte le azioni che ha fatto in questi anni. Quindi credo che se lui ha commesso questi fatti sia giusto che sia perseguito. Ripeto, distingo coloro che aderiscono al movimento, e anch'io idealmente posso aderire a un movimento di giustizia rispetto anche al fatto che nei contesti di lavoro le donne non debbono subire questi ricatti, però dico che chi li ha subiti doveva denunciare al movimento all'epoca dei fatti. Perfetto, grazie mille alla professoressa Colpini per la esposizione chiara. Come sempre, speriamo di poterci vedere anche in un evento frontale. Speriamo che questo virus ci dia un po' tregua e quindi di poterci vedere presto in un convegno tradizionale, diciamo. Senz'altro, ecco, penso che tutti noi avremmo molto piacere di questo. Grazie Grazie. mille, buona serata. Grazie, Arrivederci. arrivederci. Che trattiamo oggi è l'argomento meno studiato, meno approfondito, è quello della figura maschile come vittima di violenza domestica e non solo. Vediamo un paio di studi, un paio di approfondimenti che sono stati fatti. Uno riguarda
un questionario sottoposto a un'utenza maschile per testare i vari tipi di violenza subiti, fisica, psicologica e sessuale, ed atti persecutori, lo stalking. E l'altro riguarda un fenomeno più grave, riguarda diciamo il fenomeno speculare del femminicidio, riguarda uomini uccisi per mano femminile. E il primo studio è stato fatto utilizzando lo stesso identico strumento di rilevazione dell'Istat, lo stesso identico questionario sottoposto dall'Istat all'utenza femminile per la prima volta nel 2006, poi l'indagine ripetuta nel 2012, e con un piccolissimo lavoro di aggiustamento. Erano 72 domande, sono state ovviamente tolte le domande somministrabili solo ad una donna, come a un uomo non erano somministrabili, tipo ha mai subito violenza in gravidanza, e sostituite con alcune domande tipiche per l'utenza maschile. Abbiamo sostituito ad esempio con l'attribuzione fraudolenta di paternità: la persona che ha un figlio di 2-3 anni con il DNA viene a sapere che quel figlio che ha creduto suo in realtà suo non è, e queste sono alcune forme di violenza psicologica. Ma a parte questo piccolissimo lavoro di aggiustamento, l'impianto rimane lo stesso identico utilizzato dall'Istat. Quello che vediamo insieme oggi è questa indagine conoscitiva, appunto, sulla violenza verso il maschile, e questi sono i punti. Perché? Innanzitutto, perché un'indagine del genere? Poi ipotesi, il metodo della ricerca, il campione, i risultati, proiezioni, e arriviamo a delle conclusioni in maniera molto, molto veloce. Ci interessa poco andare a vedere i grafici veri e propri. Il perché, la motivazione dalla quale ha preso vita la necessità di fare questo tipo di approfondimento, perché tutta la letteratura scientifica internazionale comprende studi, ricerche, indagini, monitoraggi sulla violenza a 360 gradi, indipendentemente dal genere di autori e vittime. Da noi esistono solo indagini sulla violenza agita degli uomini nei confronti delle donne. È giusto e doveroso che si approfondisca questo aspetto, è quantomeno singolare però che in tutto il mondo si studi anche l'altro aspetto, e da noi non esiste nulla di ufficiale. Non vengono investiti fondi istituzionali, non ci sono ricerche neanche a livello universitario. Quando diciamo in tutto il mondo, va detto che ci sono veramente centinaia e centinaia di studi e di approfondimenti, ma non solo dai paesi nei quali siamo abituati a sapere che vengono stanziati dei fondi per la ricerca, come Stati Uniti, Canada o Regno Unito, ma anche da paesi diciamo dove è meno lecito attendersi questo tipo di studi, per esempio dalla Cina, per esempio dal Messico, dall'Iran, anche in paesi dove c'è ancora il burka, dove ancora insomma la condizione femminile è gravemente svantaggiata rispetto a quella nazionale, però il fenomeno viene analizzato, viene studiato, quello della violenza domestica. Da noi ancora no. Quindi l'ipotesi era verificare se anche in Italia, in accordo con la letteratura scientifica internazionale, la popolazione maschile adulta, non parliamo di minori, possa essere vittima di violenza, quei quattro rami che abbiamo visto, fisica o sessuale o psicologica o più di una di queste forme di violenza. Il metodo, l'abbiamo accennato all'inizio, il questionario ISAT del 2006, che comprendeva quattro batterie di domande su violenza fisica, sessuale, psicologica ed economica ed atti persecutori. Lo vediamo, la batteria di domande sulla violenza fisica, psicologica ed economica è quella numericamente più rilevante, e in più abbiamo aggiunto, per ogni tipologia sono state poste una domanda a violenza zero, cioè non ho mai subito questo tipo di violenza, o una domanda aperta, ho subito violenza ma in modo diverso da quelli elencati. E vediamo alcuni dati curiosi, sono emersi proprio dalle domande aperte. Il campione, c'eravamo posti il limite dei 1000 soggetti, questa è la ripartizione sul territorio. C'è un aspetto che è importante, le fasce d'età, questo è un dato abbastanza scontato, nella fascia 40-49, dai 30-39, dai 40-49 si concentra la maggior parte dei soggetti che hanno risposto al questionario. Lo stato civile, ecco, questo è un dato importante perché ha dei riflessi su quelli che sono i dati. È un dato importante perché più o meno la metà e sono persone o separate o in fase di separazione. Questo ha avuto dei riflessi per quanto riguarda le domande che riguardano la violenza agita attraverso i figli.
la sensazione di avere limitati i rapporti con i figli, come possa essere considerata una violenza psicologica. Lasciamo perdere, andiamo velocemente, lasciamo perdere le barre. Allora, per la violenza fisica, al di sopra del 50%, più la metà degli intervistati, ha parlato di minacce di violenza oppure graffi, morsi, capelli strappati, che sono delle modalità anche intuitivamente femminili, lancio di oggetti e poi calci, pugni, ginocchiate e percosse in genere. Questo è meno scontato crederlo come delle modalità femminili. Sono erroneamente credute delle modalità esclusivamente maschili, eppure nell'oltre il 50% delle persone che hanno compilato il questionario hanno risposto così. Al di sotto del 50%, soffocamento, avvelenamento, ustioni, utilizzo di armi proprie, di impropri attrezzi da giardino, attrezzi comuni che si trovano in casa, e poi in percentuale sempre minore a scendere, sequestro, folgorazione tentata o consumata, investimento tentato o consumato con l'auto, poi spinte dalle scale, mani schiacciate, chi riferisce nella porta, chi riferisce nei cassetti. Per la violenza sessuale, qui entriamo in un campo spinoso per quanto riguarda il target maschile. Allora, tanto è vero che nessun item ha superato il 50%, tutti sono al di sotto, dal 48 in giù. Una delle maggiori è il rapporto avviato e poi interrotto. Allora, su questo è doveroso fare un chiarimento, perché abbiamo ricevuto diverse critiche. Non è il mancato riconoscimento del diritto femminile di interrompere i rapporti in qualsiasi momento. La domanda non prevedeva il rapporto avviato e poi interrotto e poi costretto a terminare, a portarlo a termine con la forza. Non era assolutamente questo. Dando per scontata la libertà femminile di porre un rifiuto in qualsiasi fase del rapporto sessuale, all'inizio, a metà, quello che volevamo registrare è solo la reazione del soggetto maschile. C'è chi ne ride, si gira dall'altra parte, fa finta di niente, chi lo vive in maniera un po' più drammatica, chi comincia a porsi una serie di domande, una serie di interrogativi, non sono più desiderato, forse avrà qualcun altro, non riesco più a soddisfare mia moglie o la mia compagna. Quindi da sensibilità diverse nascono reazioni diverse. L'intento era solo, esclusivamente quello di registrare le reazioni di chi si è trovato in determinate situazioni e mai quello di imporre la continuazione di qualcosa controvoglia alla propria parte. E per la violenza sessuale poi il disprezzo e derisione, i paragoni irridenti, siamo nel campo sessuale senza scendere nel particolare, sappiamo perfettamente di cosa stiamo parlando. E poi in molti hanno parlato di pratiche sessuali dolorose, umilianti o trasgressive. Comunque pratiche non gradite. Sappiamo che nella sfera sessuale qualunque cosa è legittima, qualunque pratica è legittima con due prerequisiti, che sia voluta da entrambi e tra soggetti entrambi maggiorenni. Quindi non ci sono limiti alla condivisione di pratiche di qualsiasi genere nella sfera sessuale. Quando per uno dei due, che sia l'uomo o che sia la donna, la cosa non è gradita, viene vissuta controvoglia, è indubbiamente un atto di violenza sessuale. E il concetto è ampiamente riconosciuto per quanto riguarda la donna, è stato anche lamentato da parte di uomini per rapporti dolorosi, chi ha parlato di scambi di coppie vissuti in una sola occasione come una curiosità, qualcosa per provare, poi la propria partner voleva continuare solo quel tipo lì di pratica, pratiche dolorose, e rapporti nel periodo mestruale che possono dare non fastidio a una persona e fastidio a un'altra. C'è uno in particolare che ha parlato, una coppia sposata, marito e moglie, che ha parlato, lei prediligeva i rapporti all'aperto, in luoghi aperti, non perché la coppia di diciottenni che non avessero una casa, non avessero l'intimità, era proprio una sua preferenza, e lui si sentiva molto in difficoltà all'esterno, in alcuni casi riferisce di aver avuto anche delle esperienze negative per persone che si sono intromesse. Questo era nella risposta aperta. La violenza psicologica ed economica, vediamo anche dal punto di vista grafico, è quella più rilevante. Psicologica, per aspetti economici vari,
La denigrazione, solo per aspetti economici vari, non guadagni abbastanza, sei un fallito, non hai fatto carriera, non hai ambizione, guarda il marito della nostra amica, che lui sì, che riesce a fare un'arrampicata sociale, tu sei rimasto, sei il fantozzi. Questa parola, il fantozzi della situazione, ricorre in più di un questionario. E denigrazioni varie, anche prevalentemente fisiche, per non essere particolarmente prestante, e anche qui con paragoni irridenti: guarda il marito della nostra amica, lui è in palestra, si mantiene, tu sei ingrassato, hai perso i capelli, cose in alcuni casi contro le quali non si può fare nulla, ma vengono vissute come un'umiliazione. Forme di controllo anche economiche, minacce e o aggressioni trasversali. E qui parliamo del ramo parentale, tanto più si sa che certe minacce possono fare male, possono ferire, degli atteggiamenti ostili, insomma, anche nei confronti è un classico, insomma, con la suocera. Genitorialità e paternità. Ecco, questo è un aspetto particolarmente rilevante, ma l'ho detto all'inizio, probabilmente le percentuali sono condizionate, se non viziate, addirittura dall'alta percentuale di genitori separati e separandi, divorziati e divorzianti, che hanno risposto al questionario. Sono oltre la metà, e questo non riflette lo spaccato sociale nazionale, non è che oltre la metà degli italiani e delle italiane siano separati. Quindi le limitazioni, gli ostacoli alla genitorialità, alla paternità, hanno un ruolo rilevante. Per gli atti persecutori è sicuramente il fenomeno meno rilevante rispetto ai precedenti, per come è stato percepito. Maggiore incidenza della risposta a violenza zero, oltre un terzo degli intervistati ha risposto a violenza zero, cioè non è la domanda che prevedeva, non ho mai subito questo tipo di violenza. Anche qui però si parla di stalking trasversale, quindi lo stalking fatto dalla ex compagna o ex moglie nei confronti della nuova compagna. Vengono riferite delle pratiche spesso anche fintamente amichevoli. Guarda, ti metto in guardia, lui ha mentito a me, è stato falso con me, lo sarà anche con te, mi ha illuso, illuderà anche te, a volte anche fingendo amicizia. Ma perché si parla di stalking trasversale? Perché il reale obiettivo degli atti persecutori non è lei, il reale obiettivo è fare terra bruciata attorno a lui. L'ultimo punto, danneggiamento di beni personali, ma qui siamo abbastanza nello scontato, insomma, danneggiamento dell'auto, dello scooter, per dispetto pure semplice. Le proiezioni dei dati raccolti. Allora, per quanto riguarda la violenza fisica, le proiezioni del campione sulla popolazione residente, se ne è occupato il professor Rotoli dell'Università di Napoli, sono all'incirca un quarto, al 24, quasi il 25%. Per quanto riguarda la violenza sessuale, ovviamente scendono, siamo al di sotto del 20%, continuano a salire, sfionano il 30% per quanto riguarda la violenza psicologica ed economica, e di nuovo un calo, l'abbiamo detto, è quella la domanda alla quale sono state raccolte meno risposte positive, il 12,3%. Quello che ci interessa è arrivare alle conclusioni, al di là di quello che dicano i numeri. Innanzitutto è un campo inesplorato, innanzitutto il campione è limitato, perché abbiamo chiesto anche all'Istat di fare un'immagine speculare rispetto al raccogliere questi dati su un campione di 100.000 individui è diverso rispetto a raccoglierlo su un campione di 1.000 individui. E l'Istat però, allora quella indagine era stata commissionata al Ministero Pari Opportunità, non ci sono fondi, non c'è l'interesse per fare un'immagine speculare anche presso un'utenza maschile. Quindi, quello che risulta da questa prima indagine, con tutti i limiti dell'anonimato, anche delle persone che hanno risposto, che è un limite anche dell'indagine Istat, però in accordo con la letteratura scientifica internazionale non esiste solo la violenza unidirezionale agita dall'uomo nei confronti della donna, ma esiste anche l'altra. In percentuale minore, non è una competizione a stabilire quale sia il genere più aggressivo o più violento, solo che dire che esiste solo un tipo di violenza e l'altra no, è un falso. Esiste, purtroppo la violenza è un costrutto ampio e complesso che prescinde dal genere di autore e vittima. Poi le modalità con le quali la donna agisce violenza, qui bisogna sfatare degli stereotipi. Non è vero che le percosse, i calci, i pugni o l'utilizzo di oggetti siano una prerogativa maschile, perché la donna, se riesce ad agire violenza,
al limite è tirando i capelli o graffiando. Non è vero, poi lo vedremo, la cronaca lo testimonia in maniera inequivocabile. E la strumentalizzazione della prova, perdonami Carlo, devo ripetermi, ma questo è emerso in maniera prepotente, ma è un dato, credo che sia viziato dal campione che ha risposto, una percentuale alta di separati e separandi. Quello che accomuna tutto è la tutela della vittima assolutamente assente. Non esistono, ecco, cioè la violenza non è un fenomeno di genere, quella che è assolutamente di genere è la contromisura istituzionale, perché non esiste una rete di centri antiviolenza ai quali possa rivolgersi l'uomo vittima di violenza, non esiste un solo operatore formato per rispondere alle domande maschili al 1522, non esiste una rete, il problema è come se la violenza subita dall'uomo o non esiste o se esistesse è legittimata. Per chiunque volesse approfondire, l'abbiamo visto veramente in termini molto veloci, qui c'è il link dello studio integrale scaricabile pubblicato su una rivista di criminologia e vittimologia dell'Università di Bologna. Poi magari possono chiedere a te, a Carlo, come ANFI, i riferimenti per avere lo studio integrale. Ora passiamo all'aspetto più grave, ai casi di cronaca, di quello che ci dicono. Il fenomeno speculare del femminicidio. Ecco, quello che deve passare è questa versione che vediamo, questa idea. Le donne non ammazzano gli uomini, stop al femminicidio e all'infanticidio perché l'uomo è aggressivo e violento. Il fenomeno a ruoli invertiti non esiste. Deve restare la prevalenza del soggetto maschile come autore di un agito violento tra le mura domestiche e non solo. Ma questo studio fatto parte dal 94, quindi gli articoli che vedremo sono spesso la rassegna stampa che lui aveva fatto una volta, proprio ritagliando gli articoli di giornali. Poi dal 2000 in avanti, ovviamente, con i Google Alert, la maggior parte delle testate sono online e oggi è molto più semplice reperire le informazioni che una volta si facevano proprio classicamente ritagliando gli articoli. Però non si vuole affermare che l'uomo sia vittima in maniera maggiore, o neanche uguale o neanche minore, ma lo studio analizza la percentuale minoritaria, vale a dire le condotte aggressive e criminose delle quali anche un soggetto maschile può essere vittima. E quello che andiamo a vedere sono le analogie, in alcuni casi si tratta di dinamiche assolutamente sovrapponibili, e in altri casi le differenze. Vediamolo anche qui velocemente. Dunque, questo è quello che vediamo insieme, il percorso alla scoperta dei contorni di questo fenomeno che è sicuramente deformato dai media, è molto inquinato dai pregiudizi, ignorato dalla politica e rimosso dalla coscienza sociale, poco approfondito dal mondo accademico e, esattamente come abbiamo visto prima, inesistente nelle politiche di sostegno della vittima. Questi cinque punti, cosa accade, come, perché e il ruolo della vittima. Allora, come accade, armi da punta e da taglio sono prevalenti rispetto alle armi da fuoco, al contrario di quanto accade invece nella casistica maschile. C'è un largo uso di armi proprie, anche qui attrezzi, qualsiasi attrezzo si possa trovare in casa, farmaci somministrati in dosi letali, sostanze tossiche in genere ed alto tasso di premeditazione. Questi due elementi sono strettamente connessi fra di loro, perché c'è l'alto tasso di premeditazione anche attraverso l'uso sì di farmaci o altre sostanze tossiche, un po' non solo nell'analisi criminologica che andiamo a fare, non solo nella cronaca nera, ma già nella mitologia. L'uomo uccide con la spada, la donna col veleno. Quindi c'è una, non lo so, probabilmente anche per uno svantaggio dal punto di vista fisico. Comunque l'utilizzo di sostanze tossiche comporta un tasso di premeditazione. È meno presente il delitto d'impeto, la lite degenerata che porta all'evento omicidiario. La narrazione di un agito reattivo, l'ho fatto perché dovevo, è presente, non voglio dire che sia del tutto assente, ma è presente in percentuali ininfluente nella casistica inversa, mentre invece dopo tutto quello che ho subito ho dovuto reagire così, è presente molto spesso nella narrazione dell'assassina femminile. E delitto su commissione, anche questo è abbiamo una casistica ampia, o la complicità in rari casi dietro compenso, proprio il classico sicario, la persona pagata per fare alcune cose, molto più spesso il coinvolgimento emotivo con l'amante, moglie e amante uccidono il marito, eliminano il marito, anche in alcuni casi lo vedremo semplicemente per l'occultamento di cadavere.
Adesso vediamo alcuni casi, li vediamo velocemente, ma per le modalità delle quali abbiamo parlato fino adesso, armi da punta e taglio, qui abbiamo l'accoltellamento, qui abbiamo ancora un accoltellamento, qui abbiamo dei due omicidi con colpi di arma da fuoco, ho sparato 3 colpi sopra e sotto confessando di aver sparato l'arma detenuta da lui, e ancora arma da fuoco, qui uno strangolamento, ecco questo è un... settore che vedremo dopo. Noi molti luoghi comuni possiamo sfatare con questa indagine. Si è portati a pensare che sia perlomeno una modalità omicidaria, non dico impossibile, ma perlomeno poco probabile, quella che un soggetto meno forte fisicamente riesca addirittura a strangolare, a togliere la vita al proprio compagno uccidendolo. Invece accade, la cronaca nera ci dice che accade. La premeditazione anche qui sotto con l'acetone, poi applicare fuoco, devi portare dietro di te le sostanze necessarie a portare a termine quel piano. Diversi colpi di accetta, qui c'è un avvelenamento sia a Torino con un colpo di accetta alla testa che in Calabria, ancora l'utilizzo degli attrezzi agricoli. Uccide il convivente con una spinta giù dalle scale, questo, Carlo, lo sai, è un omicidio preterintenzionale, va al di là dell'intenzione, non c'era l'intenzione di uccidere, c'era quella di nuocere, ma poi comunque la persona ha perso la vita. Quello che vorrei far notare sono le fonti adesso, qui abbiamo Abruzzo 24 ore, poi avremo Positano News, Brindisi Report, avremo diverse fonti che sono sempre media locali. Perché? Perché l'ultima analisi che facciamo è quella della asimmetria mediatica. Perché c'è una ampia enfasi, ed è giusto, è correttissimo che ci sia un'ampia enfasi, ne parli chiunque, qualsiasi TG, ma qualsiasi programma di approfondimento parli della donna uccisa, e invece questi aspetti qui bisogna andarli a chi studia il fenomeno deve andarli a cercare nei media locali, non ci sarà mai un TG5 che apre una notizia del genere. Ecco, la simmetria mediatica è quella che non ci dà la percezione del fenomeno. Qui ancora una roncola, quindi di nuovo attrezzi agricoli, un'iniezione letale, la somministrazione di farmaci. Teniamo sempre presente le fonti, Reggio 2000, quindi una persona data alle fiamme quando era ancora viva, ucciso a calci. Si può pensare con una modalità così aggressiva, così violenta, e chiunque sarebbe portato a comprendere, ad accettare che una modalità del genere possa essere agita a ruoli invertiti. Lui che e massacra di botte lei è meno comune che si possa pensare che possa succedere anche a ruoli mentiti, invece la cronaca nera ci dice di sì, accade, ma questi casi non hanno mai avuto la dovuta eco mediatica. Qui di nuovo le percosse, anche per persone anziane, vediamo, sono articoli di questi, sono quelli più antichi, con un vaso di cristallo, è un po' l'equivalente di un qualsiasi oggetto che si trova a casa, ancora con le forbici, coltellate di insulina, andiamo avanti, la simulazione di rapina, questo è, alcuni articoli contengono diversi degli elementi che abbiamo visto prima, il tentativo di depistare, tentativo di nascondere il proprio operato simulando altro, e accade. Questo, poi siamo, ecco, l'analisi, questo è uno dei casi più recenti, l'analisi si conclude al 2019, ci sono anche diversi casi nel 2020, ma ovviamente faremo un'analisi solo a fine anno, insomma, siamo ancora a metà. Questo forse è l'unico caso del quale si è parlato un po', Carlo, perché è un collega, è un avvocato, ucciso a coltellate, siamo dove eravamo ad Anzio, qui vicino a Roma, per una lite per l'affidamento delle figlie. Ancora un avvelenamento. Ecco, vorrei far riflettere su questo aspetto. La presenza fisica si dimostra irrilevante ai fini della possibilità di agire violenza. Anche qui sfatiamo un altro luogo comune. Mentre siamo portati a pensare che all'interno dello stesso genere un uomo alto 1,70 m possa colpire ed uccidere un uomo alto 1,90 m, e sempre all'interno dello stesso genere la suocera di 60 anni riesce ad uccidere la nuora di 30, improvvisamente questo ragionamento entra in cortocircuito se parliamo di generi diversi. È impossibile per una persona meno pressante, per una donna, arrivare ad uccidere il proprio compagno. Abbiamo visto anche degli strangolamenti prima, ne vedremo anche dopo, ma questi li prendo come due esempi, perché abbiamo 3 esempi, sono due qui, uno nella slide successiva, perché abbiamo 2 fasce d'età diametralmente opposte. Qui abbiamo una persona di 80 anni,
a Spinazzola, uccide a colpi di spazzolone, e qui una persona di 77 a colpi di posacenere. Quindi due persone, no, anche con modalità molto violente, non il veleno o il colpo di pistola, c'è bisogno anche di una certa energia per ammazzare una persona a colpi di posacenere o di spazzolone. E la slide successiva parla di una quindicenne che ha ucciso il fidanzato, 19enne palestrato. Quindi noi abbiamo da una parte due persone anziane, due vecchiette che potrebbero sembrare innocue, dall'altra parte poco più di una bambina e una quindicenne, anche lei potrebbe sembrare innocua, eppure riescono ad uccidere con modalità estremamente violente quelli che sono i loro compagni. E delitto su commissione, qui bene, cioè appunto o la persona pagata per portare a termine l'evento criminoso oppure coinvolgimento emotivo. Qui abbiamo sì, i primi casi appunto con dei sicari, l'amante ha il compito dell'occultamento di cadavere, sono diversi i casi di arrestati moglie amante uccide il marito che dorme, vigile ucciso la moglie amante, sono morti. Adesso vediamo il perché e torniamo di nuovo, l'ho anticipato, torniamo di nuovo a sfatare tutta una serie di luoghi comuni. Gelosia, vendetta, incapacità di accettare la fine di un rapporto. Bene, queste sono le motivazioni che sempre o quasi vengono rispolverate dai media e non solo, quando ad uccidere è lui, l'incapacità maschile di accettare la fine di un rapporto, l'incapacità di accettare la libertà di una donna di dire no, e non è una prerogativa esclusivamente maschile, succede anche a ruoli invertiti. Poi la reazione a molestie, percosse e angherie di varia natura, motivazioni economiche, un movente abbastanza scontato che è assolutamente trasversale, assolutamente ambo sessi. Poi liberazione, percezione dell'impossibilità di fare altro, in alcuni casi la sopprimere fisicamente la ragione della propria insoddisfazione sembra, in realtà non è, ma sembra essere l'unica via d'uscita. E in ultimo i figli contesi, anche questo è abbastanza particolare perché da presidente dell'Associazione Familiaristi Italiani sai perfettamente come la tipologia del padre affidatario dei minori sia una tipologia assolutamente minoritaria. Ecco, scatena però in una aggressività e una violenza che porta anche all'omicidio. Lo vedo. La gelosia, lui 28 anni vuole lasciarla, lei 51 anni lo uccide a coltellate. Lui la lascia per tornare con la moglie, lei lo fa ammazzare, o mio di nessun'altra. Beh, è un classico questo o mio di nessun'altra, è proprio la motivazione alla base della fattispecie di reato che si vuole creare, che è un'altra terminologia del femminicidio, o mia o di nessuno, e non è anche questa una esclusiva maschile, e questo è uno dei casi più recenti perché siamo nel 2019 dello scorso anno. Lo trova con un'altra e gli spara, anche questo dramma della gelosia. Sorprende il marito a letto con l'altra e lo fredda con due colpi di pistola, accecata dal gelosia, coltella al cuore il convivente, coltellata al torace dopo la vita, anche questo viene qui nell'articolo, c'è l'omicidio della gelosia in via Marioni, uccide il marito che vuole lasciarla. Ecco, guardiamo una piccola riflessione sull'articolo a destra, lite per la gelosia, accoltella la rivale. Questi sono piccoli articoli in breve, sono quelle 20 righe in breve, accoltella la rivale. Nel titolo noi sappiamo che una donna ha accoltellato la rivale in amore. Poi leggendo l'articolo c'è scritto che accecata dalla gelosia va a casa dell'ex fidanzato trovando a dormire con la nuova compagna, si scaglia contro i due, plurale, ferendoli, plurale, con un coltello. Poi torna a casa, eccetera, eccetera. Però lui, non ci sono neanche le iniziali puntate, ma non è neanche citato. Leggendo solo il titolo, come fa gran parte della persona, lui non figura proprio. Lui non esiste proprio. È una violenza diretta verso entrambi, ma nel titolo la gelosia è solo diretta verso lei. Continuiamo sempre con la gelosia, non accetta la separazione, uccide l'ex fidanzato, brucia la casa dell'ex per gelosia. Questo è un caso tipico, è successo qui a Roma. Voleva bruciare il suo ex per gelosia, poi il suo ex si è svegliato, ha fatto in tempo a fuggire, è morta un'altra persona. La persona che è morta non era il reale obiettivo dell'assassino, voleva uccidere un'altra. Motivazioni di tipo economico, anche qui abbastanza scontato, e vanno da cifre minime come 30 euro fino a grossi, ecco qui è per
per un'eredità, investe il padre con l'auto e poi salta fuori una maxi eredità, ma anche questo è un caso che ha molti casi analoghi anche a ruoli invertiti, per dire il famosissimo caso Piero Maso, insomma se ne è parlato, per entrare in possesso delle proprietà dei genitori ha pensato di eliminarli, ucciso per soldi, e non era la prima volta, il piano mi ha portato al secondo tentativo. Ecco, per la simmetria mediatica ragioniamo un attimo su questo caso. Siamo a Comiso, in provincia di Ragusa, in Sicilia. Queste qui, Corriere del Mezzogiorno, Gazzetta del Mezzogiorno della Sicilia, sono i giornali locali che hanno dato un certo risalto, non particolare, ma un certo risalto alla notizia. Marzo del 2003. Ci sono anche le generalità di chi ha ucciso, della persona, della vittima, dei complici, però i giornali locali. Questa è la stessa identica notizia del Messaggero di Roma. Ragusa ucciso per l'assicurazione, per questo l'abbiamo messo tra i moventi economici. Bene, leggendo questo articolo, arriviamo alle modalità per compiere il delitto. Oddio, chiedo scusa. No, precedente. Allora, per compiere il delitto commesso davanti al figlio di 3 anni, si è fatta aiutare da una complice, Maria Rita Barone, le generalità, nella confessione resa dall'omicida e ricostruita la dinamica del delitto. L'uomo fu narcotizzato, trasportato fuori paese e gli fu dato fuoco mentre era ancora vivo. Il quadro che abbiamo è questo, cioè una persona è tramortita, sta bruciando viva, si contorce fra le fiamme, c'è un bambino di 3 anni che assiste a questa scena. E al Messaggero di Roma abbiamo 10 righe in breve. Lì sul posto a Ragusa è stata data maggiore enfasi, arriviamo a Roma, sono 10 righe in breve, probabilmente la Nazione di Firenze ha 6 righe, probabilmente il resto di Cartagine a Bologna la notizia non esiste, il secolo XIX a Genova la notizia non esiste. E immaginiamo per un delitto di tale efferatezza, di tale crudezza, come magari altre, se fosse stato commesso a ruoli invertiti, come ci sarebbero state truppe inviate da diversi giornali, se ne sarebbe doverosamente parlato, si sarebbe approfondito, mentre invece quando la vittima è maschile, ecco, questo è il disinteresse, questo è il motivo per il quale poi dopo le notizie delle vittime maschili sembra che non esistano, ma il loop è non esistono perché non se ne parla, non se ne parla perché non esistono, e questo è il nodo da sciogliere. Per i figli contesi, ecco, nei rarissimi casi di affidamento al genitore di genere maschile, poi si scatena un'aggressività che può portare all'omicidio. Una persona uccisa a sprangate, tagliare la gola, scatenare l'aggressione sarebbe stato un litigio per la bambina, minacciava di non volerti far vedere più la figlia, uccide a rivolverate l'ex marito, poi confessa erano in guerra per il figlio, uccide a martellate l'ex marito, un agguato premeditato con un momento futile. Qua vediamo non voglio dire la stupidità, ma almeno la superficialità del cronista. Agguato premeditato con un momento futile. La donna non sopportava che il tribunale avesse affidato i 2 figli al marito nella causa di separazione. Ebbene, definirlo un momento futile? No, perché questo è un momento che scatena una scia di sangue anche a ruoli invertiti. Ci sono lotte feroci, contese feroci per la contesa dei figli, per cui definirlo un momento futile mi sembra quantomeno superficiale, per non dire altro. Ancora per i figli contesi. Arriviamo alla liberazione, esasperazione, percezione dell'impossibilità di fare altro, diventa assassina per esasperazione, anche qui abbiamo uno strangolamento, ha strangolato il marito, uccide il marito dai carabinieri, non lo sopportavo più, si può chiedere il divorzio, la separazione, uccide il marito che non vuole il divorzio, se non è consensuale, gli avvocati familiaristi insegnano che può essere una pratica forse un po' più lunga, forse un pochino più costosa, ma non è, sicuramente lo si avrà il divorzio. In alcuni casi, ecco, le lungaggini burocratiche sembrano lacci e laccioli da non poter sopportare, e sopprimere la persona motivo della propria infelicità sembra l'unica strada. Arriviamo al ruolo della vittima, che omette, una vittima maschile omette di denunciare il fatto e se è proprio costretto a ricorrere a cure ospedaliere copre detista in mente. Evita di parlare delle proprie vicende, non le condivide con amici, parenti e colleghi, spera di poter risolvere da solo, è indotto a ritenere umiliante dover ricorrere ad aiuti esterni, perché deve scontrarsi appunto con giudizi, derisioni, viene
considerato inadeguato e quella che è in calo è l'autorevolezza assieme alla considerazione di sé. In alcuni casi, questi non sono decessi ovviamente, per registrare le reazioni della vittima è indispensabile che la vittima sia rimasta in vita. Qui i due, inutilmente, entrambi hanno cercato di coprire la verità, quindi anche lui. Aggredisce il marito a coltellate, ma lui aveva dichiarato di essere stato aggredito da un automobilista sconosciuto per motivi di traffico. Questo è un caso particolarmente grave perché ha comportato altre conseguenze. Uccide due figli e si riduce in fin di vita. Aveva anche accoltellato il marito era in ospedale con ferite all'addome. Aveva raccontato di essere stato aggredito durante un tentativo di rapina per coprire la moglie, poi crollato, non immaginavo che finisse così. Certo, avesse denunciato la moglie, almeno probabilmente i bambini ancora sarebbero vivi, e questo è il cruccio di questa persona per aver voluto coprire la moglie. Qui c'è una storia di percosse, andiamo avanti. Allora, per la lettura sociale, c'è una comprensione e maggiore giustificazione per l'autrice, ma che corrisponde a un maggiore scetticismo nei confronti della vittima maschile. C'è sempre stata e c'è tuttora una asimmetria giuridica e mediatica, un approccio superficiale di magistratura e forze dell'ordine, misure istituzionali condizionate dal pregiudizio di genere, e perché la percezione che un soggetto maschile non è in pericolo, non ha bisogno d'aiuto, può o anche forse deve cavarsela da solo. Queste sono alcune notizie, una donna mite e gentile, malata di troppo amore. Questa è un'altra strage di famiglia per un amore impossibile. Impiegata di 35 anni uccide l'ex marito, il convivente, la cucina, la madre e poi si suicida. È una strage, però, qui notiamo scritto più in piccolo, forse amava ancora l'uomo dal quale si stava separando, c'è sempre l'amore dietro, sempre una certa indulgenza nei confronti del soggetto femminile. E lì, la simmetria, ecco, incapace di intendere di volere, incapacità di intendere di volere, compare in maniera tripla rispetto alla casistica con gli invertiti, la legittima difesa è di ieri o credo di questa mattina, la sentenza sul parricidio di Monterotondo anche lì era legittima difesa. Guardiamo solo questo caso perché c'è una persona che sta prendendo a bastonate il marito è tramortito, è a terra, è svenuto, è sanguinante, continua a prenderlo a bastonate, intervengono le forze dell'ordine, hanno difficoltà a fermare la persona perché vuole continuare ad infierire sul marito a terra, sanguinante, ormai svenuto ed incapace di difendersi, però è in stato d'arresto, vediamo l'ultima riga, con l'accusa di maltrattamenti in famiglia, oltraggio e resistenza al pubblico ufficiale. Maltrattamento in famiglia, come degli insulti, come delle spinte. Probabilmente il ruolo invertiti, cosa altro sarebbe servito per configurare il tentato omicidio o le lesioni gravi o gravissime. Una persona che, nonostante siano intervenuti i carabinieri, non riuscivano a fermare la furia della persona che stava. Ci sono alcuni studi anche che testimoniano questa simmetria. Resnick parla di una tendenza a considerare la donna malata piuttosto che assassina, parla del 68% dei casi in clinica psichiatrica, mentre il 27% scontra una pena detentiva in carcere, e la situazione ribaltata, invertita, il 14% nella clinica psichiatrica e un 72% imprigionato o condannato a morte. Siamo negli Stati Uniti, sappiamo che alcuni stati ancora hanno la pena di morte. Marcel Krumann, in merito alla soppressione dei figli in particolare, rivelano come le madri vengono mandate in carcere meno frequentemente rispetto ai padri, pur avendo commesso lo stesso reato. E da ultimo, Dorman e Chung, con percentuali inferiori attorno all'11% di donne in carcere in seguito ad omicidi di adulti, adolescenti o bambini. La maggior parte ottiene la libertà condizionale o va in un ospedale psichiatrico. Questi sono studi arrivati da una criminologa, la dottoressa Bramante, nel suo testo Dall'amore alla distruttività. Questo, veniamo all'ultimo aspetto che analizziamo insieme oggi, quello della simmetria mediatica. Questi sono, oltre ai vecchi ritagli di giornali precedenti agli anni 2000, ma questi sono le testate online che riportano gli articoli che abbiamo visto prima. Fermo restando il massimo rispetto per qui Brescia.it, Ancona Today o Live Sicilia, qualsiasi fonte di informazione merita il massimo rispetto solo per il fatto di esserci. Però, insomma, c'è un bacino d'utenza un po' diverso rispetto a TG1, TG2, TG3, TG5, rispetto a Repubblica, Corriere della Sera. E questo
Vediamo la simmetria mediatica che cosa comporta, perché della violenza subita dalle donne, doverosamente, lo ripeto l'ennesima volta, se ne parli e se ne parli a rete unificate, mentre invece il fenomeno ruoli invertiti venga sistematicamente oscurato, e questo è il punto interrogativo da chiederci. Siamo nel 20 ottobre del 2012, Carmela Petrucci è stato il primo caso di omicidio, diciamo, da manuale, proprio uccisa perché lei ha fatto scudo col proprio corpo alla sorella che il fidanzato stava uccidendo, proprio perché o mio o di nessuno, se mi lasci ti uccido. E lei, appunto, Carmela ha difeso la sorella ed è morta lei al posto del fidanzato. Se ne sono occupati veramente tutti, oltre a queste che sono le fonti con inviati sul posto, i filmati delle fiaccolate in città, il sindaco indetto il lutto cittadino, è stato intitolato un padiglione dell'ospedale a Carmela Petrucci, interviste all'autorità, ai parenti, ai amici. Poi, teniamo presente la data, 20 ottobre 2012. Lo stesso anno, sempre nel 2012, stesso mese, sempre ottobre, nell'arco di 9 giorni, la cronaca nera però registra altri 2 episodi di accoltellamento ma a ruoli invertiti. Il 13 di ottobre, a Cervignano nel Friuli, muore Gabriele Sattolo, muore nell'ambulanza che lo trasporta in ospedale. Ne dà la notizia udine20.it. Il 22 di ottobre, a Sorso, siamo in Sardegna, una litigata al bar, oltretutto c'è un disabile, Giovannini De Logu, invalido civile, anche qui colpito, cade a terra, soccorso in ambulanza, arriva in ospedale ma muore poche ore dopo. E a qui la notizia la dà Buongiorno Alghero. Nessuna, neanche una riga di questo nell'apertura dei TG nazionali o nel talk show di approfondimento. Il risultato qual è? Che dell'episodio che riguarda Carmela Petrucci è giusto che sia, lo conoscono 60 milioni di italiani, se ne parla, se ne approfondisce, deve essere così. Mentre invece di Gabriele Sattolo lo sanno solo udine20.it, il Giovannino De Logu, l'invalido ucciso, lo sa solo alghero.it, quindi invece dei 60 milioni di italiani lo sanno i parenti, i colleghi, i vicini di casa. Il bacino di utenza che viene a conoscere queste notizie è estremamente ridotto rispetto a quello ruoli invertiti. Ancora, un giorno successivo all'altro, Fabiana Luzzi, il 25 maggio del 2013, venne uccisa a Corigliano Calabro, in provincia di Cosenza. Il 26 maggio del 2013, Donato Annesi viene ucciso dalla convivente a Frascineto, siamo sempre in provincia di Cosenza, a 10 km di distanza. Per il caso Luzzi c'è la solita, doverosa, copertura mediatica nazionale, il cittadino e quant'altro, per il caso Annesi sotto silenzio solo tra filetti in cronaca locale. Ancora di più, siccome il 25 e il 26 maggio sono sabato e domenica, il 27, alla ripresa delle ore della Camera, abbiamo l'allora presidente, l'onorevole Boldrini, che ricorda Fabiani Luzzi per introdurre la discussione sulla ratifica della Convenzione di Istanbul, con lo slogan, ancora una volta, la violenza non è amore. Una data estremamente significativa, delitti dell'8 marzo. E due uomini uccisi, e c'è la concomitanza con la festa della donna, le celebrazioni al Quirinale, la premiazione di Lucia Annibali e le dichiarazioni della Boldrini, del presidente Napolitano, e la concomitanza con la discussione politica sulle quote rosa nell'Italicum. Mentre invece per i due uomini uccisi anche qui un oscuramento totale sulla carta stampata e le emittenti TV, la notizia appare solo sul web. Vediamone anche altri. Il 28 febbraio a Cisterna di Latina un carabiniere spara e ferisce la moglie, uccide le figlie, si barrica in casa e poi si suicida. Ad Oppido Mamertina invece viene ucciso il marito, per il caso Capasso, solita doverosa copertura mediatica nazionale. Sto andando velocissimo, carta. Quanto ho ancora prima di chiudere? Beh, vedi tu, Fabio, insomma. Stiamo andando velocissimo. E poi, per il caso Capasso, poi c'è stata anche la presa di posizione di diversi personaggi, sia della politica che dello spettacolo. Per il caso Barca, ucciso lo stesso giorno, sempre sotto silenzio, solo lanci d'agenzia e trafiletti in cronaca locale. Andiamo avanti con questo. Ecco, guardiamo questo aspetto che riguarda un altro crimine, che non è l'uccisione, non è l'omicidio, ma è il lancio dell'acido sul volto della vittima,
rassicurare le vittime. Recentemente è diventato anche una fattispecie di reato autonomo. Questa è una presa di posizione di Michele Serra sulla rubrica che ha su Repubblica. Visto l'andazzo, sarebbe bene non sottovalutare il secondo caso italiano di lancio di acido sul volto. Siamo nel 2013, era il secondo caso italiano di lancio di acido sul volto. Per sfigurarla, cancellarne il volto e l'identità, impedirle di esistere senza permesso di un maschio rifiutato. Giusto prendere posizione, però Michele Serra si distrae e non sa che nello stesso identico periodo, il 17 aprile, è il caso più noto sicuramente, perché a Pesaro avviene l'avvocato, l'episodio che riguarda Lucia Nibali, l'avvocato sfigurata con l'acido, fermato l'ex fidanzato, è stata aggredita appunto all'avvocato Lucia Nibali, che ormai ha una carriera in politica. Però due giorni prima Brescia era stato sfigurato con l'acido e marchiato dalla vendetta della ex William Pezzullo, che ha avuto delle conseguenze fisiche enormemente superiori a quella di Lucia Nibali, ma il caso di Lucia Nibali ha avuto una doverosa eco mediatica, ha fatto il giro delle scuole, non solo a pubblicizzare la sua esperienza, è giusto che sia così, mentre invece uno strano silenzio, una strana simmetria anche mediatica nei confronti di William. Poi è stata pure una fiction, no? Sul caso. Perdonami. Dico, c'è stata anche sul caso della Nibali, c'è stata anche una fiction addirittura. È stata... Sì, ha scritto un libro, è stata consulente parlamentare, adesso ha un ruolo in politica. Ma non è... Io non mi scandalizzo del fatto che venga data enfasi a una vittima femminile. Mi incuriosisce, per non dire altro, il fatto che venga sistematicamente oscurata la vittima maschile. Non se ne parla, questi casi li conosce solo chi studia l'argomento, perché poi alla fine, sì, la donna può essere violenta, ma ogni tanto aggredisce. Non c'è questa scia di sangue. E poi, Carlo, tu lo sai, la casistica è enormemente più alta. O facciamo un webinar di 3 giorni di seguito, perché portarli tutti sarebbe assolutamente impossibile. Questi sono solo alcuni casi campione che abbiamo preso per far vedere che sono oltre 6.500 gli episodi che sto raccogliendo dal 94 fino ad oggi. E dicevamo che questa analisi era di Michele Serra, parlava del secondo caso, perché dopo il caso del 17 aprile si è ripetuto l'episodio il 6 maggio, una donna colpita con l'acido mentre va in ospedale. Però 4 giorni prima, il 2 maggio, c'era un infermiere 32enne qui a Roma, anche lui sfigurato con l'acido, quindi più o meno simmetrica la cosa. E poi quello che colpisce è proprio questo, sono le conseguenze enormemente superiori per William Pezzullo. Non voglio sottovalutare la gravità di quanto subito da Lucia Nibali, non ha solo avuto delle ripercussioni dal punto di vista estetico della bellezza, anche dal punto di vista della serenità. Probabilmente i segni interni li porterà a vita, sicuramente le conseguenze interne, l'angoscia interna le porterà a vita, non passeranno mai, ma almeno fortunatamente per Lucia non ha subito menomazioni fisiche. È autonoma, esercita la professione, non ha bisogno di qualcuno. William Pezzullo ha perso la vista, ha perso del tutto un bulbo oculare, ha perso il 90% del visus all'altro, ha perso la mobilità al collo, l'acido è entrato in profondità, non lo ha escoriato superficialmente, ha subito oltre 16, fino adesso 16 operazioni proprio ai muscoli del collo per tentare di recuperare un minimo di mobilità. Io ero in contatto con la mamma, la signora Fiorella Grossi, e ha dichiarato che all'inizio almeno è meglio che mio figlio non possa vedere come è rimasto sfigurato, altrimenti si toglierebbe la vita. Le condizioni sono estremamente superiori, eppure lui è stato veramente 3 mesi in rianimazione, non si sapeva se sarebbe potuto salvarsi, è stato un bilico tra la vita e la morte. Eppure anche la sanzione alla persona che ha messo in atto questo tipo di azione, con queste gravissime conseguenze nei confronti di Williams, ha avuto una pena meno che la metà rispetto a Luca Varani, che è la persona che è stata condannata per l'episodio ai danni di Lucia Nibali. Guardiamo questi ultimi studi, sono degli studi internazionali solo di ricercatrici donne. A dispetto delle statistiche, siamo sempre negli Stati Uniti, che registrano un continuo aumento della violenza femminile, la nostra cultura insiste testardamente a negare la capacità delle donne di commettere atti di violenza, specialmente quando si tratta di donne bianche, eterosessuali e con figli. Qui emerge anche un po' il pregiudizio della società statunitense, perché nonostante
si dichiari una società libera, aperta, moderna, poi c'è ancora una grossa forma di pregiudizio nei confronti delle persone afroamericane, perché si è più portati a pensare che una donna, appunto, di una donna nera di origine afroamericana e magari lesbica e senza prole può essere più considerata una criminale rispetto a una donna bianca, eterosessuale e confine. Sempre negli Stati Uniti le statistiche federali dicono che le donne picchiano più frequentemente e gravemente i maschi che non le femmine, commettono la maggior parte degli infanticidi e il 50% degli omicidi coniugali negli Stati Uniti. L'82%, la stragrande maggioranza delle persone, subisce la prima esperienza violenta per mano di una donna. In tutto il mondo le donne sono più violente degli uomini, qui è John Welsh. La donna poi tende a giustificare l'atto violento dalle percosse all'omicidio con la motivazione di essere stata provocata, umiliata, offesa. In sostanza, se uccide l'uomo la colpa è di lui, ma se uccide la donna la colpa è sempre di lui. Concetto inesistente ai ruoli invertiti. Volevo solo vedere l'ultimo che è importante. Ecco questo è importante. La violenza femminile contro gli uomini viene studiata solo a livello accademico. Per quanto riguarda le politiche sociali e le corti federali continua a non esistere. È un errore risolvere il problema fingendo di non vederlo, rifiutandosi di riconoscerlo e mostrarlo. L'espressione che usa è sweeping under the carpet, scopandolo sotto il tappeto. È importante perché se io nascondo la polvere sotto il tappeto, io so perfettamente che la polvere esiste. Il mio unico scopo non è eliminare la polvere, ma far sì che i miei ospiti non si rendano conto che la polvere c'è. Quindi questa affermazione nasconde il dolo. C'è una consapevolezza della violenza anche femminile, non vuole essere mostrata, certo, non possiamo parlare di distrazione, c'è un preciso disegno nel non volerla affrontare. L'ultima slide che vediamo insieme è questa e riguarda un capovolgere ruolo, un lavoro della ABC News, Prime Time era la trasmissione del 2006, e Clem Taylor, che è venuto a mancare recentemente, analizzava le reazioni di chi assiste ad un'aggressione in pubblico. E era un esperimento, non è come il Grande Fratello, era con criminologi, sociologi, un antropologo, c'era uno staff di accademici ad analizzare questi risultati. C'erano due attori in un parco pubblico che si facevano violenza uno all'altro. La prima scena era lui che picchiava lei, l'aggrediva con modalità crescenti. Prima la insultava, poi alzava la voce, poi la picchiava con un giornale arrotolato, poi arrivava a strattonarle i vestiti. E sono state registrate le reazioni delle persone, anche dei passanti. E tutti più o meno sono intervenuti con vari livelli di intervento, dal formare il capannello attorno alle persone che stavano litigando, ed anche questo, intervenire, eccoci, ci sono, anche questa è una forma di intervento, perché abbiamo sentito mille volte le lamentele delle donne, ho strillato, ho chiesto aiuto, nessuno è venuto. Quindi anche il fatto di esserci, il biasimo, esprimere il biasimo nei confronti della persona che alza la voce e che strilla, già quello è un primo livello di intervento, fino ad intervenire parlando con lui, e l'ultimo stadio anche aggredendolo, sono dovuti uscire poi tutti gli altri operatori a dire che era una candy camera, se no l'attore avrebbe passato anche un brutto quarto d'ora. Poi l'esperimento è stato ripetuto a ruoli invertiti. Lei aggredisce lui con le stesse identiche modalità, prima insultandolo, poi alzando la voce, poi con il giornale ripiegato, percuotendolo e poi strappando i vestiti e tirando i capelli. Bene, le reazioni registrate, non c'è stato nessun intervento, non sto dicendo che siano rari, non c'è stato nessun intervento per biasimare lei e per proteggere lui. Questi fotogrammi sono di una persona che passa lì davanti anche ridendo e anche mimando delle azioni di box. Go baby go, dagliele ragazza, dagliele. E poi dopo sono stati tutti quanti fermati, chi ha firmato la liberatoria e chi non l'ha fatto, e coloro che hanno firmato la liberatoria è stato chiesto il perché di questa reazione, in alcuni casi divertita, in altri casi addirittura di complicità nei confronti della ragazza che picchia. E la risposta di tutti è stata: va bene, ma chissà che cosa avrà fatto lui per portare lei a quel tipo di reazione. Un po' quello che abbiamo visto nelle dichiarazioni prima mi ricordo di quale delle studiose di prima, che anche se picchia lei la colpa è sempre di lui.
chissà che cosa avrà fatto. Non ha fatto nulla, sono degli attori, stanno recitando una parte, ma il pregiudizio ci porta a pensare che lei non può agire violenza di suo. Lei, se agisce violenza, deve essere per forza una violenza reattiva scatenata da qualche cosa che ha subito da lui. Un'ultima cosa, c'è stata addirittura una persona, un uomo che ha dichiarato: non mi interessa cosa abbiano fatto, quali siano i motivi. Io, se vedo una donna che picchia, non mi scandalizzo. Le donne hanno subito violenza per 200 anni, se oggi si ribellano anche picchiando, io lo trovo giusto. E questa è una lettura quantomeno singolare, per non dire altro, perché insomma, se la violenza agita oggi come in tono risarcitorio, per risarcire violenze subite da altre persone in altri luoghi, in altri tempi, ho difficoltà ad accettarla. Se fosse valido questo principio, sarebbe legittimo per qualsiasi afroamericano uccidere un bianco, per qualsiasi ebreo sarebbe legittimo uccidere un tedesco, ne hanno cassati 6 milioni, quindi non si può oggi reagire con questa modalità. Però è una chiave di lettura, devo dirti Carlo, chiudiamo così, che mi interessa poco che sia l'opinione di un ciccione americano che passava lì, mi interessa un po' di più però quando questo tipo di ragionamento inquina e le redazioni dei nostri giornali, questo pregiudizio inquina le redazioni dei nostri giornali, inquina le redazioni dei nostri TG e in alcuni casi inquina anche i nostri tribunali. Ecco, qui la cosa assume uno spessore diverso dal singolo parere di un passante in un parco statunitense. Okay. Grazie Fabio. Io volevo solo fare due brevi riflessioni su cui chiedere anche il tuo parere. Intanto mi pare che da quello che hai detto si può dire che c'è anche, molto spesso accade che c'è un'incapacità degli uomini di rendersi conto di essere vittime di violenza domestica, mentre al contrario una donna, diciamo, ha tutte un po' le armi culturali per individuare effettivamente i segnali di violenza psicologica e i segnali di violenza fisica. Quindi su questo volevo sapere la tua opinione. Quindi. Ma guarda, non è neanche vero che una donna abbia tutti gli strumenti, perché poi sappiamo anche che ci sono dei retaggi culturali nel riconoscere vizi di violenza sia presso gli uomini che presso le donne, però c'è una spinta istituzionale fortissima, c'è un invito, una pressione fortissima, a maggior ragione in questo ultimo periodo, in questi ultimi 2 o 3 mesi, ci sono state campagne televisive, giornalistiche e mediatiche incredibili, denuncia, non sei sola, esci allo scoperto, non aver paura, ci siamo, hai delle alternative. Quindi viene incentivata la donna che ha o ha difficoltà a riconoscersi vittima di violenza, o si riconosce vittima di violenza, ma ha difficoltà, o forse ha paura, a denunciare. E questa, la spinta istituzionale è fortissima, cosa che non esiste ai ruoli invertiti. Quindi ai ruoli invertiti non esiste la spinta, non esiste la voglia di far emergere il sommerso. La violenza sommersa subita dalle donne esiste ed è gravissimo che esista, ma è ancora maggiore la violenza sommersa subita dagli uomini, ma non deve emergere, non è stato investito un euro per fare una campagna per sollecitare anche l'uomo. L'uomo è comunque un inetto, comunque un incapace, uno che non è in grado di cavarsela da solo, perché non deve esistere. Quello che abbiamo visto adesso, la mancata, non solo la mancata pubblicizzazione, ma il mancato stigma nei confronti della violenza agita nei confronti di un uomo, fa sì che non se ne parli, quello che abbiamo detto, ma il fenomeno non esiste perché non se ne parla, o non se ne parla perché non esiste. Questo, cioè, forse non esiste proprio perché non se ne parla, perché non se ne vuole parlare, perché non se ne deve parlare. E quindi la violenza maschile o non esiste, o se esiste in fondo è legittimata. Scusami, la violenza subita dagli uomini maschili, questo volevo dire. Certo. Se esiste è legittimata perché le contromisure istituzionali non ci sono, non c'è proprio la presa di coscienza di questo. E in questo, per rispondere alla domanda che facevi, l'uomo sì ha delle difficoltà, ma non c'è nessuno stimolo, mentre invece c'è ed è fortissimo lo stimolo ai ruoli invertiti per spingere a cercare aiuto, a non chiudersi in se stessa, a non rassegnarsi a subire questa violenza per sempre, mentre invece la
la rassegnazione a subire è l'unica chance offerta a un'utenza maschile, oppure la cosa abominevole, subisci una violenza, quindi reagisci con una violenza uguale e contraria. Non può essere una risposta istituzionale: se ti prende a calci, tu porti i pantaloni in casa, sei in grado anche tu di restituire dei calci. Ma vogliamo scherzare? Non può essere. Ma tu conosci mia moglie, piccolina e minuta. Se lei dovesse spaccarmi un posto cenere in testa, io rivendico il diritto di rispondere con la carta bollata. Non posso rispondere a bastonate, non posso essere lasciato solo a me stesso. E poi un'ultima riflessione, che io penso che le donne, parlavamo della violenza psicologica sugli uomini, no? Quindi, le donne hanno una enorme responsabilità nell'arginare questo fenomeno della violenza psicologica sugli uomini, così come gli uomini devono essere i primi a denunciare, però la grande responsabilità delle donne nell'arginare questo fenomeno penso debba essere evidenziata, perché finché rimane un dialogo fra noi magari maschietti, si pensa che possa essere, diciamo, una questione di sesso. Invece penso che le donne abbiano una grande responsabilità in questo, possano portare il tema ancor più alla luce della ribalta. Sicuramente sì, sicuramente sì. Studiosi e studiose insieme per analizzare il fenomeno, per far emergere questi problemi, per far comprendere, perché capire, comprendere, studiare, conoscere è fondamentale. Quello che è una delle conseguenze di questo non affrontare il problema, perché di questo problema non si deve parlare, se ne parla con estrema difficoltà, è anche quello di far percepire alla donna come meno grave anche gli atti persecutori, anche lo stalking. Anche c'è uno studio del Robert Koch Institute, siamo in Germania, che riconosce proprio questo, tanto per cambiare, in Italia non ce ne sono, riconosce proprio questo, che una donna che commette atti violenti ha la percezione che i suoi atti siano meno gravi rispetto a quelli compiuti da un uomo, perché sono anche poi sanzionati in maniera meno grave e sono percepiti, anche strombazzati dai media, molto meno. Quello che è l'argomento che deve tenere banco è sempre la violenza maschile nei confronti delle donne, lo stalking, il femminicidio, si parla sempre di questo, ed è giusto che si faccia. Non sto tentando di mettere il bavaglio a quel tipo di informazione, ma perché non si fa anche ai ruoli invertiti? Mentre invece, vedi, quello che chi si occupa di queste cose, chi si occupa degli studi che abbiamo fatto prima, quello con la somministrazione del questionario, o anche dell'analisi della violenza che porta ad avere degli uomini uccisi con le modalità più varie, viene considerato un nemico. Perché bisogna anche studiare solo il fenomeno della violenza agita da lui nei confronti di lei, anche studiare, approfondire anche altro. E abbiamo subito con quelle, lo sai, con la pubblicazione anche al CNR degli studi, quelli dei questionari sulla violenza subita dagli uomini, sono arrivati insulti, sono arrivate accuse da tutte le parti, perché sei nemico delle donne, non puoi parlare di questo. E accade solo per questo campo, perché sai perfettamente che chi si occupa di etologia, chi studia l'estinzione delle balene, non viene accusato di odiare la foca monaca. Si estingue anche la foca monaca, ma uno ha scelto un campo di ricerca e sviluppa quello. Anche nel campo medico, ecco, è molto di attualità. Chi studia il vaccino per il Covid non viene accusato di odiare i malati di AIDS. Sta scegliendo un nuovo campo di ricerca. O chi studia il possibile vaccino per l'AIDS non viene accusato di odiare i malati di sclerosi multipla. Ha scelto un diverso campo e sviluppa quello. Per questo campo invece non ci si può occupare della violenza subita dagli uomini, perché automaticamente si è i misogini, i talibani, si odiano le donne. Questo è uno dei tanti pregiudizi, uno dei tanti ostacoli, perché poi non è un caso che gli studi su questo settore esistono in tutto il mondo e solo in Italia non esistono, esistono ruoli invertiti. Poi volevo farti un'ultima domanda, diciamo speculare a quella che ho fatto alla professoressa Volpini, secondo te quanto ha contribuito la nascita del movimento MeToo
A lei ho chiesto nel dare maggiore incisività alle denunce di violenze contro le donne. Invece a te chiedo quanto ha contribuito la nascita di questo movimento MeToo, invece a relegare un po' ai margini la discussione che abbiamo fatto oggi sulla violenza al femminile. C'è questa grande eco mediatica che è stata data a questo movimento formatosi, diciamo, a seguito delle violenze. Guarda, sì, qui apriamo un Un altro fronte. Io sul MeToo ho una mia. breve, un tuo breve pensiero su Sì. Ho questa cosa. una mia opinione. Anche qui c'è del sessismo, ma del sessismo antimaschile. E ti dico perché. C'ho delle riserve sul vivere un rapporto consenziente. All'epoca, dopo 10, 15 o anche 20 anni, rendersi conto che era consenziente nella forma, ma non era consenziente nella sostanza, perché c'era uno squilibrio di potere fra chi avrebbe potuto schiudere le porte di Hollywood e chi invece era alla ricerca della prima scrittura, alla ricerca del suo spazio. È vero, per carità. Però succede anche ai ruoli invertiti. Succede anche, ci sono produttori o promoter o agenti per i quali poi dei ragazzi scendono a compromessi. Ma lo scandalo non c'è quando scende a compromessi un ragazzo che poi non è detto debba essere per forza omosessuale. Poi magari nella sua vita privata è anche etero. Quando parlo di scendere a compromessi significa entrare nelle grazie di qualcuno che ha il potere, che ha le entrature giuste, che ha gli agganci giusti per aprirti una carriera che sia poi indipendente da quelle che sono le capacità, reali capacità artistiche. Su questo ci sono state delle voci fuori dal coro delle artiste che hanno sottolineato un aspetto sul MeToo statunitense. Lasciamo perdere l'apertura con Asia Argento e poi la veloce marcia indietro di Asia Argento, accusata anche dalle sue colleghe statunitensi di, vabbè, insomma, di altre vicende che, diciamo, gettavano delle ombre sul fenomeno MeToo. Però ci sono state le voci fuori dal coro, non mi ricordo se Candice Bergen, non mi ricordo adesso chi, insomma, però che sottolineavano un aspetto, anche definendolo in maniera molto bruta una forma di prostituzione. Perché è un usare il proprio corpo per ottenere dei vantaggi, per passare avanti a 50 sceme. Questo diceva l'articolo, 50 tonte che avevano perso tempo facendo l'accademia di recitazione, la scuola di ballo, la scuola di dizione, facendo formazione, spendendo denari, tempo per la scuola di formazione, e poi invece trovi la persona che forse ha meno formazione, che ha meno capacità, però sceglie la scorciatoia di frequentare i materassi giusti e magari riesce ad uscire con la scrittura, con una piccola particina, mentre invece di fare i soliti casting, magari ne devi fare 10, 15 o 20 prima di ottenere una parte. Quindi la rabbia che ho letto era espressa più da attrici ormai arrivate, che hanno già ottenuto il loro, tutte le loro soddisfazioni, ormai attrici ormai anche a fine carriera. Però era proprio questo l'aspetto che coglievano. Si sarebbero aspettate una alzata di scudi, una presa di posizione proprio da parte delle ragazze, che questi, e sono tante, e sono la maggioranza delle tante, tantissime ragazze che hanno scelto una strada diversa, quella di non scendere a compromessi e quella di fare carriera, o perlomeno tentare di fare carriera secondo le proprie capacità. Ecco, questa è la voce che è mancata nel fenomeno MeToo. Perfetto, va benissimo Fabio, io ringrazio ancora perché il dottor Fabio Nestola, perché all'inizio sei partito, non mi hai dato nemmeno il tempo di presentarti, ma insomma ormai è da tanto che lavoriamo insieme, quindi il dottor Fabio Nestola è presidente della FEMBI, Federazione Nazionale Bigenitorialità, ringrazio per la sua analisi puntuale, speriamo di poterla rifare dal vivo frontalmente. Prima o poi, voglio proprio sperare. Che questo virus ci dia una tregua, quindi ti ringrazio tantissimo e ci vediamo ai prossimi appuntamenti. Un Grazie mille. saluto, un Ciao, saluto. ciao, ciao.